spiriti e fantasmi, anime che vagano nelle campagne o altrove, proprio come è accaduto a Mesagne con la signora Leta, lo spettro di una donna che in molti dicono di aver incontrato. Casolari abbandonati, antichi ruderi tra il verde di periferia. In questi posti, secondo la leggenda, si nasconde l'anima di una giovane fanciulla, una defunta un po' inquieta che negli anni avrebbe turbato e sconvolto i sogni di alcuni abitanti di Mesagne. Leta, un termine che non risale al dialetto locale, potrebbe invece derivare da una parola francese che indica qualcosa che suscita ribrezzo. Cattiva, così viene definita in paese. Una cattiveria alla sua, mossa probabilmente dal desiderio di vendetta. Ma perché? Sono due le storie tramandate. La prima versione racconta la storia della signora Leta nei pressi della masseria in contrada Mucchio, una signora Leta vestita in abito da sposa bianco. In un tempo difficile da stabilire, una giovane donna di Mesagne era innamorata di un bel ragazzo del posto che ricambiava il sentimento. Il loro amore era però contrastato dai fratelli di lei che si opponevano al matrimonio. Allora gli innamorati decisero di fuggire e rifugiarsi in una casa di campagna. Ma i fratelli non sopportarono l'affronto e vollero scovare i due giovani per dar loro una solenne punizione, cancellando così l'offesa arrecata. Cercarono in molte abitazioni di campagna e alla fine scoprirono il rifugio dei due amanti. Lì si recarono con intenzione omicide. Qui la leggenda popolare mesagnese tralascia di raccontare dell'innamorato. Secondo alcune varianti dei paesi limitrofi, il giovane amante fu subito ucciso mentre con coraggio tentava di difendere la sua donna. In altre, invece, fa la stessa fine dell'amante. Ma la protagonista è proprio lei. Forse avvertita e intuite le reali intenzioni dei fratelli, Leta tentò di nascondersi. La povera donna, spaventata da tanta malvagità, cercò di trovare rifugio nel forno adiacente all'abitazione per evitare che i fratelli la uccidessero. Nella fretta, però, la donna perse una scarpa che non riuscì a raccogliere per l'arrivo improvviso dei suoi assassini. Una traccia che non fu trascurata. I due scovarono il nascondiglio e vi appiccarono fuoco. Forse volevano indurre la sfortunata sorella a uscire, o forse avevano realmente intenzione di punirla in modo atroce. Comunque, la giovane morì arsa viva, gridando tutta la sua disperazione e maledicendo i suoi fratelli. La seconda versione, invece, ci parla di una dama nera che vagava in contrada Galina nei pressi di una villa. La Calana viene chiamata in dialetto, laddove ora sorge Villa Leta, proprio sulla scia dell'oscura leggenda. Una leggenda che in questo caso, con la sua specificità, sarebbe nata circa 30 anni fa. Avrebbe avuto a che fare con il fantasma un uomo, con delle conseguenze per la sua famiglia. La sua narrazione si conclude con una frase molto significativa. «Mia moglie si è ammalata di cuore, quindi sono stato costretto a venire ad abitare in paese». Si racconta che molti anni fa un medico piuttosto agiato viveva in una villa in contrada Calana con una splendida artista napoletana. Una convivenza ostacolata dal padre di lui che fece di tutto per allontanarli. E così fu. La donna tornò a Napoli, ma prima di partire lanciò una maledizione a quella casa che aveva contribuito a fare costruire. Invocò fulmini e fuoco che solo dopo 15 giorni si abbatterono sulla villa provocando la morte degli inquilini. Poi l'abitazione, dopo tempo, arrivò nelle mani del testimone di questa versione che iniziò a subire i primi effetti della maledizione. Una sera, mentre era buio, queste le sue parole, vidi seduta su una panchina vicino casa una persona tutta vestita di nero. Quando si voltò verso di me, mi accorsi che aveva il viso scheletrico. Rimasi paralizzato dallo spavento. L'uomo corse quindi impaurito verso casa e subito dopo s'accorse che la signora era sparita, come d'incanto. Poi ci furono altri episodi, rumori, strani segnali, tanto da ricorrere a un tentativo di esorcismo. Ma nell'ennesimo incontro, Leta rassicurò il padrone della casa. «Non ti farò male perché mi rispetti, ma io non andrò mai via di qua». C'è chi giura di averla vista affacciata al balcone della villa, con aria compiaciuta, la signora Leta, quello spirito tormentato e tormentatore alla continua ricerca della pace.
In molti a Mesagne però ci hanno giocato prendendosi burla di gente più superstiziosa, come ci racconta Melina De Leo, esperta della storia del paese. È una leggenda molto antica e molto spesso veniva sfruttata da, per esempio, da qualche buon tempone che voleva, voleva alle spalle di qualche credulone per poter mettere paura, oppure c'era chi voleva tenere lontana la propria villa o la propria casa di campagna da occhi indiscreti e quindi fomentava questa diceria della presenza della signora Leta. Invenzione o verità, la suggestione è tanta. Alcuni evitano i luoghi del racconto, i più audaci invece si addentrano anche di notte nelle campagne a caccia dello spirito. Il mistero resta ancora vivo, i mesagnesi tuttora hanno paura di trovarsi faccia a faccia con la signora Leta.